oggi voglio farvi il video sui prodotti primaverili, i miei preferiti, le colorazioni che userò quest'anno e quelle che preferisco, insomma, con l'arrivo della primavera, della bella stagione. Prima di iniziare il video però volevo dirvi che ieri, se notate qualche differenza, non lo so, spero di sì, ieri sono stata dal parrucchiere ed ho schiarito di parecchio i capelli. Non so se si nota, ma finalmente non ho più quel mio colore che a molte di voi piace, molte di voi mi hanno detto ma ti sto molto bene, però è il mio colore, quello che vedevate negli ultimi video, che ormai erano praticamente solo i miei capelli fino a qui, praticamente solo il mio colore fino a qua, che è tipo un biondo scuro ramato, è molto 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 ramato, un sottotono molto ramato rosso, il mio colore naturale, che non mi piace affatto e quindi li ho schiariti. Prossima volta credo di schiarirli ancora di più e poi ascoltate il vostro consiglio, perché intanto mi avete detto di scalarli un pochino, siccome anche a me sembravano veramente piatti, li ho fatti appunto un pochino più corti davanti e li ho scalati un pochino, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. So che non è un cambiamento così radicale, ma io ho sempre in mente di fare chissà quali cambiamenti e poi alla fine non oso troppo perché ho sempre paura di, non lo so, di cambiare, di, non lo so, di cambiare troppo. Comunque, allora, prossima volta devo usare ancora di più. Comunque, iniziamo subito. Prima cosa di cui voglio parlarvi sono gli smalti. E come potete immaginare, i miei colori preferiti per la primavera sono i colori pastello, che andranno anche tantissimo quest'anno. Iniziamo con questo, che è questo smalto Essie, di questo bellissimo colore menta. È il menta, il color menta andrà tantissimo questa primavera e mi piace veramente molto. Altro colore che uso tantissimo in primavera è il giallo. Questo è quello MAC, di gialli ne ho pochissimi purtroppo, e questo è un bellissimo giallo pastello, io lo trovo veramente molto molto adatto alla primavera. Peccato che la qualità di questo smalto, lo sapete perché ve ne avevo parlato in un video dei prodotti, no? Peccato che la qualità di questo smalto non sia proprio delle migliori, ma insomma, lo uso e peccato appunto che di passata ce ne vogliono tipo 3 o 4. E poi altri smalti che userò moltissimo questa primavera, che sto già usando moltissimo perché mi piacciono tanto, sono questi tre smalti, anche questi di colorazione pastello, che ho preso a Londra quando sono stata per il Beautycon. Ve li avevo già fatti vedere nel video haul e li trovo veramente perfetti per la primavera e la bella stagione. Questo è un bellissimo color cielo, un azzurro molto speciale, particolare, che non avevo mai visto. E poi questi due sono uno rosa, anche questo pastello che mi ricorda i cupcake, i dolcetti, e poi questo lilla lavanda molto molto chiaro. E poi passiamo ai gloss, anche qui ne ho tanti da farvi vedere, giusto per farvi un'idea delle colorazioni che mi piace indossare in primavera. Primo, questo lo conoscete benissimo, è il Revlon Just Beaten Kissable, che è questo bellissimo matitone che profuma di menta, è color fucsia, mi piace moltissimo questo per la primavera, per la bella stagione, non so perché, ma le labbra fucsia in primavera mi ispirano tantissimo. E poi altro colore che indosso molto sulle labbra in primavera e il color corallo, aranciato, pesca corallo, che tra l'altro sto indossando anche oggi, ma questo è un rossetto che vi farò vedere tra poco. Questi invece sono due gloss che, insomma, come colorazione si assomigliano parecchio. Uno è della Kiko, l'altro è della Debbie. Entrambi sono di questo bellissimo color pesca ed hanno dei glitterini e dei brillantini argentati. E poi, altro prodotto che mi piace moltissimo in primavera è questo Extreme Lip Cream NYX. Questo è di un bellissimo, bellissimo fucsia. Il bello di questo gloss è che questo è veramente un colore pienissimo, così come lo vedete nel tubetto, ve lo ritrovate sulle labbra e non è affatto troppo, a me piace veramente tantissimo. Ora passiamo ai rossetti, che sono forse il mio tema preferito, ne ho tantissimi da farvi vedere, eccoli tutti qua. Primo tra tutti che vi voglio consigliare, appunto perché amo il marchio NYX, è questo rossetto rosa fucsia, viola, traslucido, ma comunque con una buona pigmentazione. Adoro, adoro i rossetti NYX. Altro rossetto che mi piace molto per questa primavera è questo rossetto Deborah Milano, e questo è un po' difficile da descrivere, è un rosa molto particolare, forse è meglio se non lo descrivo e ve lo faccio vedere semplicemente così riuscite a farvi un'idea, ma lo trovo un rossetto molto adatto alla primavera perché è un po' più acceso e un po' più colorato rispetto ai rossetti, insomma, invernali, e dà un bel tocco di colore alle labbra secondo me. Altro rossetto perfetto per la primavera è questo rossetto Miss Pupa, questo è un bellissimo bellissimo rosa, forse un rosa Big Bubble, cosa ne dite voi? Diciamo, chiamiamolo Big Bubble, ma mi fanno veramente impazzire questi colori che non sono né troppo accesi né troppo spenti, queste vie di mezzo, questi pop di colore, queste tonalità, insomma, che
Secondo me sono molto primaverili e ricordano i fiori che sbocciano. Altro rossetto, che tra l'altro è quello che sto indossando adesso, è il Costa Chic MAC. Questo lo conoscete tutti, è un bellissimo color pesca, rosa pesca. E mi piace molto indossarlo in primavera, estate questo. Non lo indosso mai o quasi mai in inverno. Altro prodotto, altro rossetto che indosso tantissimo, che indosserò tantissimo questa primavera, è il Quick Sizzle MAC. Questo lo conoscete tutti perché l'anno scorso siete impazzite per questo rossetto. Purtroppo era edizione limitata, ma non è escluso che lo ripropongano e se ne trovano tantissime di tonalità simili. Questo è un fucsia completamente opaco. Questo è forse l'unico di tutti quelli che vi ho fatto vedere che è, ha una pigmentazione proprio piena, non è traslucido, anzi è totalmente matte e scrive veramente che è un piacere. E questo sì, non posso fare a meno dei miei rossetti super colorati e super accesi per la primavera, lo sapete, sono una makeup girl, quindi ho bisogno appunto di labbra belle fucsie accese. E poi ultimo rossetto di cui vi voglio parlare oggi è questo rossetto Collistar. Questi rossetti Collistar mi piacciono molto per la bella stagione, perché grazie a sono un po' strani da vedere, ma grazie al gloss che sta tutto attorno al colore lasciano un bellissimo effetto glossy sulle labbra, e anche questo rosa è molto 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 carino. E poi passiamo ai blush, non ne ho tantissimi da farvi vedere qui, volevo soltanto dirvi più o meno come mi regolo con i blush. Normalmente in inverno, autunno, uso più i blush color carne, quelli un po' più naturali, e quasi sempre matte, opachi, mentre in estate mi piace sbizzarrirmi anche con i blush, con qualche brillantino, oppure un po' con qualche pearlescenza, un po' lucidi, e quindi quelli che indosso solitamente in primavera sono rosati appunto con dei brillantini, oppure come quello che vi faccio vedere, anzi iniziamo proprio con questo della Kiko. Questo non ha brillantini pearlescenze, ma è molto luminoso e mi piace perché veramente adoro questo blush. È un water blush, mi piace perché nonostante sembri veramente fortissimo come colore, una volta applicato si stende molto molto bene e dà un effetto estremamente naturale, come se avessimo appunto le guanciotte tipo di Heidi. E altro blush che mi piace molto, anche questo della NYX, è questo blush rosato con queste pearlescenze dorate. Lo trovo perfetto per la primavera perché con il sole brilla ed è veramente bellissimo. E poi altro blush che uso moltissimo in estate è questo della MAC, che in realtà è una cipria, io lo utilizzo come blush perché sono bianchissima, ed è questo colore rosato. Mi piace molto perché non è un rosa freddo come quelli opachi che utilizzo in inverno, questo è un rosa caldo, quindi è un sottotono caldo, ricorda molto un rosa pesca. E poi ultima cosa, passiamo agli ombretti. Anche qui in primavera preferisco utilizzare tonalità più chiare, quindi mi butto un pochino di più sui colori, gioco un pochino di più anche con i colori pastello, mentre in autunno inverno tendo ad utilizzare un po' le stesse colorazioni ma di tonalità un pochino più scure, quindi magari vado più sugli smokey eye e sui trucchi belli intensi e scuri. Una palettina che adoro per la primavera è questa Givenchy, che ha praticamente gli stessi colori degli smalti che vi ho fatto vedere prima, ed ha questo bellissimo verde menta, questo viola lilla chiaro, questo rosa pastello, questo marrone che di solito utilizzo nella piega perché il trucco non risulti troppo eccessivo. È ottimo dupe, non proprio dupe, di questa palettina Givenchy, ma i colori sono molto simili. E questa palettina Kiko, anche questa era in edizione limitata, ma date un'occhiata veramente alle palettine Kiko perché hanno sempre un'ottima qualità e sono molto carine. E poi altra palettina che io adoro letteralmente, che ho da tantissimo, è questa della Urban Decay, che ha dei colori bellissimi, secondo me perfetti per la primavera, perché nonostante abbia anche alcune colorazioni molto naturali, sì, la mia ormai è veramente messa male, ha anche dei bellissimi colori molto accesi. Io questa palettina ve la consiglio, io l'ho presa appunto secoli fa, ma so che la vendono ancora. E niente ragazze, questo era tutto per oggi. Fatemi sapere quali sono i prodotti che preferite voi per la primavera, le colorazioni che vi piacciono di più, come cambiate il vostro trucco dall'inverno alla primavera, sono curiosa. E niente ragazzi, io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!